dalla strada di tutti i giorni alla strada dei rally. La Twingo R1, che vediamo qui alle mie spalle, deriva direttamente dalla Twingo TCE stradale. La somiglianza si vede subito. La nostra scelta, nata esattamente un anno fa, di sviluppare da zero una vettura per la classe R1A, è stata motivata proprio dalla consapevolezza di avere un'ottima base di partenza, affidabile e performante, per puntare sulla classe entry level dei rally italiani. Una classe a cui possono guardare con particolare attenzione i giovani che si affacciano al motorsport, oppure chi ha già maturato esperienza ma vuole un prodotto che sappia regalare le giuste emozioni con un costo contenuto. In un anno, dalla prima idea a novembre dello scorso anno, fino al debutto ad aprile al Rally di Sanremo e alla chiusura della stagione 2016 con il titolo andato a Riccardo Canzian, di strada ne abbiamo fatta davvero tanto. Twingo R1A, un progetto tutto italiano che ha preso parte a 21 rally, di cui 5 nel campionato italiano rally, e ad oltre 2.400 km di prove speciali percorse dalla nostra vettura numero 1, senza quindi contare i chilometri di trasferimenti. Il tutto con una manutenzione ridotta davvero al minimo e costi di gestione da record, appena 7 euro al chilometro. Il nostro impegno durante l'anno è andato avanti. Abbiamo lavorato sull'elettronica e questo ci ha consentito di incrementare la potenza del 25%, passando dai 103 ai 128 cavalli. Oggi presentiamo la prima evoluzione di Twingo R1, Twingo R1 Evo, che sta per evoluzione. È già su strada e ha percorso tanti chilometri di test, anche in questo caso senza manifestare alcun problema tecnico. Evo vuol dire evoluzione, dunque l'evoluzione non si ferma qui, proseguirà nei prossimi mesi, ma di questo parleremo più avanti. Questo di Twingo R1 è un progetto che ci ha portato e ci porterà indubbiamente ancora più entusiasmo, tante adesioni e tanta passione. Twingo R1 Evolution, spazio ai giovani.